Quello laggiù è Porto Marghera. Sembra lo stesso panorama di sempre, invece stiamo osservando un nuovo orizzonte. Un orizzonte che ha il volto ecosostenibile e tecnologicamente all'avanguardia. Proprio come questo vaporetto. Sentite il rumore del suo motore? No? No, stiamo andando, non siamo fermi. Questo è un vaporetto ibrido e il suo è il rumore del futuro. Questo rumore lo sentite anche a Lido e Pellestrina, dove gli autobus saranno presto tutti elettrici o alimentati da fonti sostenibili. Lo sentirete anche a Mestre, dove sta per sorgere una stazione di servizio a idrogeno. Quello che sembrava impossibile solo pochi anni fa sta diventando realtà a Porto Marghera. Nel 1917 Porto Marghera era un'area paludosa, ma nel giro di pochi anni ha cambiato completamente aspetto. È diventata una zona industriale in continua evoluzione. Durante il boom economico, qui a Marghera, si arrivò ad avere 60.000 lavoratori, cuore del miracolo veneto. È passato oltre un secolo e oggi questo porto può vantare più di un primato. A Porto Marghera, 7 anni fa, per la prima volta è stata convertita una raffineria tradizionale in bioraffineria, capace di produrre carburante da oli vegetali e dentro 2 anni, solo da rifiuti, non in competizione con la filiera alimentare, perché la scommessa del futuro di Venezia è quella dell'energia pulita. I rifiuti di oggi si trasformano nell'energia pulita di domani e a Venezia i rifiuti non si buttano. Anzi, si ripongono con cura, perché è una delle città con la più alta percentuale di raccolta differenziata.